Mia family, bonjour, nuovo vlog anche oggi. Oggi stranamente sono truccata poco rispetto al solito. Ho messo praticamente solo la base e ho fatto le sopracciglia rossetto e poi ho messo mascara, però non ho messo ombretti, il che è veramente veramente bizzarro, ma non lo so. Qualche giorno fa quando ho fatto il lash lift ero senza ombretti e alla fine non mi dispiaceva tanto. Anche se forse le sopracciglia senza ombretti si vedono un po' troppo, dovrei farle un po' più chiare. E i capelli li ho legati in questa specie di chignon, che spesso mi chiedete come l'hai fatto, ma niente, cioè praticamente metto un elastico, li faccio stare su in qualche modo e se stanno troppo in alto ci metto una forcina e basta, ma non è una pettinatura chissà che figa in realtà. E adesso praticamente stiamo andando a Jezersko, che è un posto molto carino in Slovenia. Adesso spero che ci arriveremo perché io non so la strada, però è un posto molto carino in Slovenia e c'è appunto, è tipo un paesino piccolino di montagna, perché in realtà è abbastanza vicino al confine austriaco, però ci mettiamo tipo un'ora e tre quarti per arrivarci, quindi non è tantissimo. E fa più fresco perché è appunto un paesino di montagna, c'è poca gente, è tranquillo, cioè almeno quando sono stata io c'era poca gente, adesso magari c'è la massa, non lo so, però c'è questo lago molto molto bello, è un bel paesino, quindi andiamo giusto a fare una gita. Io ci sono stata una volta sola, però in inverno, quindi non so come sia in estate. Abbiamo portato anche gli asciugamani in caso, non ho il costume, ma non penso che con 22 gradi mi farei il bagno nel lago, che probabilmente sarà ghiacciato, però abbiamo gli asciugamani, possiamo stare lì, se tu vuoi ti puoi fare il bagno. Sì, infatti ho portato il costume. Eric il costume ce l'ha, quindi magari lui farà il bagno. Vabbè, ragazzi, io mi accontenterò di stare all'ombra come al solito, anche perché non ho portato la protezione adesso che ci penso, però vabbè, insomma. Volevo ringraziarvi anche per tutti i bei commenti sotto il mukbang, che mi hanno fatto tanto piacere, siete molto carini. E mi piace anche, sono molto contenta che vi piacciono, cioè sono molto contenta che voi siate contenti che sto mettendo tante stories su YouTube, e quindi continuerò a farlo se vi piacciono, quindi assolutamente. Si vede un po', no? Non tanto bene. No, ragazzi, vabbè, siamo quasi arrivati. Siamo attualmente... Sì, adesso si vede. Lassù c'è la neve, ragazzi. Pazzesco. Sì, la vedete? È proprio là. Proprio là, quella bianca lì è neve. Siamo attualmente a 885 metri sul livello del mare. Calcolate che a Trieste c'erano tipo 33 gradi, qui siamo a 22 e siamo anche vicinissimi in realtà al confine austriaco qua, perché tipo la prima città, Klagenfurt, è solo a 30 km, invece al confine sono davvero pochi. E è molto molto carino qua. In realtà avevano detto che ci sarebbe stato il sole, invece è un po' nuvoloso, ma in realtà laggiù c'è bel tempo, quindi secondo me non durerà tantissimo, ma in montagna cambia velocemente il tempo ed è molto molto carino qua. Ok, io ho una fame da lupi perché praticamente ci siamo svegliati e... No, Erika ha fatto colazione, io no, quindi sono super super affamata e siamo venuti qui proprio sul lago, che è bellissimo. Guardate, la neve si vede anche lassù, mi sa. Sì, eccola lassù la neve. E siamo proprio sul lago, che è bellissimissimo, veramente meraviglioso qui. Ci sono anche i tavolini fuori in realtà, ma fa un pochino troppo freddo per i miei gusti, avevo la pelle d'oca e sta un pochino piovendo, il che è assurdo perché Trieste fa un caldo terribile, ragazzi, qui invece è fresco ed è meraviglioso. E ci hanno portato adesso il menù. In sloveno si dice jedilni list, che sarebbe tipo la carta del cibo, insomma, più o meno. E questo è il nome, si pronuncia ob planšarskem jezeru.
Io come al solito apprezzo tantissimo che scrivano le cose anche in italiano, anche perché sinceramente l'Italia è lontana da qua e siamo vicino al confine austriaco, però mi fa troppa tenerezza vedere tipo gnocchi senza la H o funghi senza la H, fungi, perché in sloveno se lo leggi leggi funghi effettivamente. Invece qui l'hanno messa la H. No, però dai, apprezzo sempre tantissimo lo sforzo, perché non insomma, appunto, non siamo vicinissimi. Però roba interessante. Amore, ti piace qua allora? Sì, molto bello. Sono molto orgogliosa di me stessa che finalmente ho portato io Eric in un posto che gli piace. Molto orgogliosa. Che di solito sei tu molto, quello che conosce tutti i posti. Molto verde, tranquillo, non c'è tanta gente. Paesaggio. Il tuo habitat, dovete sapere che lui è un orso, sì, sì. Quindi questo è il suo habitat naturale. Sì, sì. Molto mio agio. Allora, abbiamo ordinato zuppa di funghi e io ho preso invece il brodo di carne. In Slovenia molto spesso ci mettono sempre tipo le tagliatelle e i baghetti dentro, non ho mai capito perché, però non è male, è buono. Ok ragazzi, è arrivato anche il secondo. Io ho preso la cotoletta alla viennese con le patatine e poi abbiamo preso formaggio fritto insieme, ci hanno portato altre patatine, sì, perché non si sa mai, non fa mai male. E poi Erika ha preso i cevapcici, che sono tipo dei salsicciotti di carne in italiano con l'aivar, che è una salsa. È piccante, non lo so. No, non credo sia piccante. Ecco, comunque, certo, si può essere sia piccante che no, però comunque tipico del luogo, diciamo, dai, tipico balcanico, i cevapcici. E questo ragazzi è il lago di Bled, che pensavo fosse dall'altra parte invece di qua, all'isolotto. Sì, lassù c'è il castello, ve lo faccio vedere. Tiri lassù, trenino, è super 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 turistico. Se avete l'occasione merita davvero venire a visitare Bled, insomma è carino, fai il giretto in battello fino all'isolotto che sta al centro del lago. E poi lì c'è tipo una chiesetta carina, si può visitare, è veramente molto molto bello ragazzi, molto molto bello. Ecco, quelle appunto sono le barchette e prendi la barca e vai fino all'isolotto. Pletna. Pletna? Pletna, sì, Pletna. E poi appunto là sopra c'è il castello e si può andare a visitare. Ci sono venuta quando ero piccola con la scuola media e poi ci ha portato Eric. Sì, sì, ma noi cioè alle medie siamo venuti tipo, non so, forse 2 ore, non ho visto niente. Quindi mi ha portato tutto Eric, mi ha fatto vedere Eric, mi ha portato sulla barchetta e anche a vedere il castello siamo andati. Molto molto bello qua, anche se è super super turistico. Infatti sembra di stare in Giappone per quanti giapponesi ci sono, che non sapevo nemmeno che la Slovenia fosse una meta così conosciuta, ma evidentemente sì. E questa è l'isoletta che sta proprio al centro del lago, è là. E noi siamo venuti qua, dovete sapere, a tipo novembre, inizio novembre, quando ancora nessuno conosceva Erika. E questo invece è il lago di Bochin. E qui ci sono 2 anatroccoli e un sacco di pesci. Non so se li papperanno o no, però è bellissimo anche questo lago. Cosa c'è? Cosa? I miei amici orsi. In realtà qui ragazzi ci sono delle cascate, ma noi siamo troppo pigri per camminare 20 minuti per andare a vederle. No, sei troppo pigra. No, tu hai detto per primo che se c'è, sì, da camminare non vai. Io vado, ma tu non vai. No. Ah, davvero? Perché io no? 20 minuti a piedi, appena hai visto 20 la piccola serpentina, là, già detto... Effettivamente c'è una salita, insomma, poi c'è anche il cartello della polizia che ti dice che devi renderti conto della tua situazione fisica prima di andare, evidentemente è dura. Ah, quindi ti rendi conto della tua situazione fisica? Sì, sono cosciente. Scusa, poi c'è scritto anche che devi conoscere il sentiero, che sennò ti perdi. Che roba! È vero, c'è il coso della polizia. Sì, guarda. Vabbè, ma noi non conosciamo il sentiero, no, metti che beh, viene un diluvio universale, c'è anche scritto che devi guardare le condizioni meteo. Perfetto.
come se è appena finito di piocere il diluvio poco fa. Vabbè ragazzi, in realtà ci siamo 19 gradi, a Trieste fa caldissimo, c'è il sole, qui 19 gradi è appena piovuto. E beh, comunque la vista è veramente notevole, non so dove siamo in realtà. È vicino dopo il lago di Bochin. Dopo il lago di Bochin. In realtà volevamo andare su con la funivia, ma costava tipo 48 euro per fermarci su 10 minuti, quindi abbiamo lasciato stare. Sinceramente è assurdo come prezzo, specialmente per essere in Slovenia. Comunque, quindi ci siamo fermati qua e abbiamo preso le omelette con la Nutella, le palacinque, che si chiamano palacinque. Senti, vuoi filmare tu? Ah, le palacinque con, spero che sia Nutella, probabilmente sarà tipo cioccolata. E poi io ho preso un tè caldo, ho preso un green tea e Eric caffè. Com'era questo caffè sloveno? Buono. Sì? Ciao amore mio, buonasera signor Gatto Max. Guardate quanto è lungo Gatto Max. Gatto Max. E Gatta Beta. Buonasera. Ah, sulle scarpe di Eric. Buonasera. Sì, vero? Sì, Gatto, però era. Allora, come va questo video? Divertente. Approvato? Sì, sì, sì. Visto che ti piaceva perché ridevi tutto il tempo. Sì, sì, divertente. Sì. Anche se dal vero è ancora più divertente. Vuoi provare anche tu questa challenge? Eh? Ad abbracciare i gatti? Ma no. Ma povero, sto facendo le fuga. Anche perché li hai già traumatizzati ieri. Quindi... Sì, no? Dici che almeno non odiano me. Alright ragazzi, allora Eric si è già messo nanna perché domani lui comincia presto a lavorare e io invece mi metterò al montaggio di questo vlog che sto filmando in questo momento, così per domani è pronto, perché domani venerdì è l'ultimo caricamento della settimana, poi lo sapete, ci vediamo lunedì con un nuovo video. Mi sono chiusa in studio per filmare questo pezzetto e ovviamente ci sono i gatti, possibilmente credo siano Max e Denver fuori che grattano sulla porta. Io non posso stare 5 minuti, quando hai 4 gatti, cioè già quando ne hai uno non hai privacy, figuratevi con 4 gatti, cioè la privacy non esiste più veramente per me. Come volevasi dimostrare, c'era Gatto Max qua fuori, l'unico gatto peso forma della casa, vero? Gatto Max, sì, ah, a lui piace tanto essere grattato, ah, lo so che ti piace, lo so, poi sei tutto scompigliato e ti devo rimettere a posto tutto il pelo, oh, Gatto Max, poi si lancia a terra lui, ah, sei un ghepardo tu, un ghepardo. Noi pensiamo tu sei un gatto, ma tu sei un ghepardo, io lo so, tu sei un ghepardo. Comunque, una cosa in realtà che ci tenevo a precisare, perché nel mukbang vi avevo scritto, cioè vi avevo scritto, buongiorno Nico, si vede che sono stanca, perché proprio vaneggio e poi ho dei capelli terribili. Comunque, nel mukbang vi avevo detto che una delle mie, cioè... la necessità di cambiare casa, perché sto zoomando, è dettata anche, diciamo, un po' dal fatto che molti sanno... Ma perché la videocamera zooma da sola? Che cosa sta succedendo? Ci sono presenze anche qua, ragazzi. Che cosa sta succedendo? Sostanzialmente... effettivamente sì, molti o comunque alcuni hanno scoperto dove vivo e quindi succede che vengano a disturbarmi a casa e non è tanto il fatto che vengono a disturbarmi, il fatto è a che ora vengono a disturbarmi. Capita che siano le 10, le 11 di sera, l'ultima volta era a mezzanotte e mezza, che non è una cosa piacevole. Soprattutto anche perché io, vabbè, magari sono sveglia, Max mi sta masticando, cioè mi sta mordendo i diti dei piedi. Io magari sono sveglia e lavoro al computer, ma magari Eric invece dorme, quindi
è anche un disturbo notevole, non solo per me, anche per lui, magari, che comunque non ha mai chiesto di essere messo su YouTube, cioè non è il suo lavoro, nel senso, a lui fa molto piacere partecipare ai miei video quando può, quando ha tempo, però non è carino che il mio lavoro vada ad influire sulle ore libere che lui ha, avendo anche un lavoro comunque molto impegnativo e stancante, quindi non è proprio una cosa carina. E quindi sì, a questo un po' mi riferivo in quel video. E certe cose, diciamo, che non dovrebbero succedere, ecco, il buon senso di ognuno, al di là del fatto, cioè anch'io dovessi scoprire che un personaggio che seguo su YouTube abita lì, magari passando direi, ah, abita lì, però non mi sognerei mai di andare a disturbare a mezzanotte e mezza, mezzanotte 33 per essere precisi, suonando il campanello a lungo, cioè non capito quello che intendo, e purtroppo c'è il rovescio della medaglia, purtroppo, non voglio dire la fama, perché comunque, insomma, è tutto altri livelli, no? Però anche la fama ha i suoi lati negativi, che voi lo sapete, io condivido con voi praticamente tutto, quindi negli anni avete potuto vedere sia i lati positivi che i lati negativi, e questo purtroppo è uno dei lati negativi. Cosa che, vi dico la verità, accadeva già quando abitavo qui, fino a, cos'era, ottobre 2017, questa cosa capitava già quando io abitavo qua prima, e in realtà ha continuato a succedere anche nell'altra casa, e speravo che tornando qui questa cosa cessasse, invece vedo che anzi, per niente proprio, quindi a parte il fatto che sto prendendo anche un'altra serie di misure per questo, e, a parte il fatto che c'è anche la videocamera, quindi da qualche tempo, ma evidentemente chi lo sta facendo non lo sa, però adesso c'è la videocamera giù, però a parte questo, ecco, questo è anche ve lo precisare, perché poi mi hanno detto, ma vabbè, ma se vengono a disturbarti a casa, ma scusami, non ti fa piacere la tua family? Beh no, se la gente viene a cercare di terrorizzarmi a mezzanotte e mezza, non credo che questi siano parte della mia family, perché chi mi vuole bene, cioè così come non lo farebbe un mio amico, non penso che chi mi vuole bene farebbe mai una roba del genere, ecco, quindi, e poi ripeto, non è un caso isolato, è una cosa che succede, accade ripetutamente, quindi sì, purtroppo, vabbè, diciamo che appunto ci sono lati positivi e lati negativi per ogni cosa, e quindi ci sono anche questi lati negativi, che tra l'altro chi sceglie di intraprendere magari un percorso su YouTube o sui social dovrebbe anche prendere in considerazione, secondo me, perché tutti vogliono diventare famosi, ma non si rendono conto di cosa voglia dire, e ripeto, io non sono sicuramente ai livelli di Angelina Jolie, quindi posso solo immaginare che cosa possa essere per loro. Voglio dirvi anche che ho scelto il tatuaggio da fare perché ho valutato, vi ricordate, vi avevo detto, piccolo recap, vi avevo detto che volevo fare per i 700.000, adesso li abbiamo sorpassati, grazie ancora mia family, ma comunque vi ringrazierò anche nel video, volevo fare un video praticamente in cui voi decidete il mio tatuaggio, e ho chiesto a tantissimi di voi di mandarmi delle idee per il mio nuovo tattoo dedicato ai 700.000 followers, perché, e che tra l'altro c'è anche il, no, in realtà era per i 10 anni di YouTube, ma fatto sta che i 10 anni di YouTube saranno ad agosto, quindi tra pochissimo, e ho appena sorpassato i 700.000 iscritti, quindi vorrei fare una cosa tipo per i 700.000 iscritti, per i 10 anni di YouTube, che è una cosa enorme, vorrei fare appunto questo tatuaggio che mi ricordi il mio percorso su YouTube, che sia come un, non lo so, un portafortuna, o comunque un qualcosa che rispecchi appunto questo mio percorso ormai che va avanti da 10 anni,
il mio canale, eccetera eccetera, e quindi mi avete mandato tantissime idee, tantissimi disegni. Potete farlo ancora comunque, anche se siamo agli sgoccioli perché ho praticamente già deciso, ma potete farlo ancora, mandatemi disegni per questo tattoo. L'importante è che appunto contraddistingua me su YouTube, il mio canale, eccetera eccetera, e che non sia enorme, perché non mi piacciono per niente i tatuaggi grandi, voglio solo tatuaggi piccoli, ok? E quindi ho praticamente scelto, anche se in realtà se mi mandate magari una roba fighissima magari scelgo quella, però e prossimamente andrò a fare questo tattoo. L'unica cosa che non ho scelto è dove farlo, perché ho scelto il tattoo ma non dove, quindi questo vedremo. Però è in arrivo quel video, che adesso mi ricordo non l'avevo programmato per i 700.000, l'avevo programmato proprio per i 10 anni su YouTube, ma mi sa che potrei fare entrambe le cose. Che cosa pensate voi? È meglio farlo per i 10 anni e per i 700.000 fare un altro tipo di video, oppure raggruppo le due cose? Che cosa preferite voi? Fatemi sapere. E quindi questo secondo me è super super figo. Altra cosa, sto valutando anche la torta, è stessa cosa, non so se prendere questa mega torta per un mukbang per i 700.000 o per i 10 anni di YouTube, o dovrei fare forse una cosa unica. Aiutatemi, non so cosa decidere, devo valutare un attimino. Comunque, mia family, io sono davvero cotta, cioè sono veramente stanchissima, che tra l'altro non abbiamo mangiato talmente tanto fuori oggi, tra il pranzo, le crepe con la Nutella, cioè veramente, che tipo siamo arrivati a casa non avevamo più fame, quindi ho mangiato mezzo melone, in realtà ho mangiato mezzo melone e uno di quei mini pacchetti di Fonsis. E Eric cosa ha mangiato? Ah sì, Eric ha mangiato un pezzo della pizza che abbiamo avanzato ieri quindi questo non abbiamo neanche cenato, per questo non avete visto nulla, perché abbiamo veramente sgranocchiato due cosine e basta. Adesso andiamo a nanna, Eric già è a nanna. Io in realtà stavo quasi per addormentarmi, poi mi sono resa conto, no, devo salutare il vlog, non l'ho salutato, quindi mi sono alzata. E di là c'è ancora Max che gratta sulla porta, vabbè, privacy zero veramente. Comunque, mie femmine, vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ma vi voglio tanto tanto bene, buonanotte, buon weekend, ciao!